Buongiorno a tutti, vi volevo far vedere come si aggiornano gli autovelox oppure si installano chi non l'avesse ancora installati. Una volta scaricato il file che vedete in descrizione, scompattate la cartella con WinRAR, estraete il file e sarà così. Prendete tutto il contenuto, lo copiate e lo andiamo a mettere nella chiavetta. Ma la chiavetta va bene anche da 4 giga. L'importante è che la formattate in FAT32. Così. Una volta formattata, la apriamo e incolliamo quello che c'era nella cartella. Dopodiché ci richiama la macchina. È abbastanza semplice e veloce questa rispetto alle altre. Quindi accendiamo sempre la macchina, l'auto, lo lasciamo in moto. Dopodiché con la chiavetta e i file che abbiamo installato prima, come vi ho fatto vedere, la inseriamo, come vedete, nella porta USB. Come vedete, la riconosce subito. Questo aggiornamento, parliamo dello SMEG più della Citroën, va bene anche per Peugeot. Col navigatore vedete, dice praticamente lanciamo l'aggiornamento, mettiamo sì, ecco qua. È abbastanza veloce, è una procedura molto molto veloce rispetto al navigatore. L'aggiornamento dello SMEG, le mappe, questo è molto più semplice. Una volta che era terminato, come vedete, la striscia, l'aggiornamento è completato. Eccolo qua, aggiornamento riuscito. Perfetto, chiudiamo tutto. Voilà, alla prossima, ciao!